Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, oggi sarà una giornata densa di appuntamenti sul mio canale, perché ovviamente dopo un paio di giorni di stop forzato a livello lavorativo devo recuperare tutti gli argomenti che sono appunto mancanti all'appello sul canale. Ci tengo particolarmente a dare la mia opinione, non solo come farò in questo video a Juventus Monza, la gara di Coppa Italia, perché voglio spiegarvi, voglio darvi il mio parere su questa gara, ma ci tengo particolarmente ovviamente a darvi la mia opinione anche su quello che è successo un paio di giorni fa con la penalizzazione che è arrivata alla Juventus, un meno 15, che cercheremo appunto di capire da un punto di vista sportivo cosa appunto potrà recare come danno ai giocatori più che altro. Io ci tengo a sottolineare più che altro l'aspetto sportivo, perché a livello giuridico non ho competenze per parlarne. Sicuramente ci saranno altri youtuber molto più competenti di me che sapranno spiegarvi le cose per filo e per segno. Io ci tengo però a darvi la mia opinione per quanto riguarda la testa dei calciatori. Secondo me lì ci sarà da fare un lavoro importante, quindi attenzione a quello che potrà essere il lavoro di Massimiliano Allegri. Ovviamente sul canale oggi uscirà anche un video sulla MotoGP, perché è stata presentata la nuova Gresini 2023, quindi veramente giornata densa di appuntamenti, e quindi vi invito sempre a rimanere sintonizzati sul canale, perché magari quando meno ve lo aspettate usciranno dei video di vostro gradimento. Ragazzi, sempre grazie per la fiducia, veramente sono contentissimo della community che ho su questo canale, della fanbase che ho a disposizione su questo canale. Cresceremo piano piano, ma adesso veramente mi accontento, sono veramente contentissimo, per me è un qualcosa di speciale quello che sta succedendo sul canale. Ragazzi, opinione, la prima di giornata su Juventus Monza 2-1, una Juventus che batte a fatica il Monza di Raffaele Palladino, che si sta confermando veramente un allenatore interessante, giovane ed emergente. Due gare di Palladino contro la Juventus fino adesso in stagione, due gare dove la Juventus è andata veramente in tilt, a tratti veramente in tilt, quindi una Juventus che vede nel Monza un avversario ostico, un avversario quasi preoccupante, e attenzione perché fra poco dovremo affrontarli in campionato. Quindi sicuramente il Monza è una squadra che può essere fastidiosa, può essere veramente fastidiosa per la Juventus. Sono una squadra che si devono salvare, ma sicuramente hanno alcuni giocatori che valgono perlomeno la metà classifica. Sono veramente una squadra interessante, ma soprattutto ben allenata. Questa è la prima gara della presidenza Ferrero, esordio faticoso ma vincente, e quindi la nuova Juventus di Ferrero parte praticamente come ha concluso, più o meno con lo stile con cui ha concluso la presidenza Agnelli, perché è stata una vittoria molto agnelliana, una vittoria molto allegriana, quindi non c'è nulla di diverso in questa Juventus. Speriamo che sia di buon auspicio per ovviamente gli anni futuri. Una Juventus che è passata in vantaggio con la rete di Ken, ottimo in quel caso l'assist di McKennie, ma l'ha giocata anche prima in coppia di Sulé e di Fagioli, che hanno giocato appunto dal primo minuto. Juventus che passa, come detto, in vantaggio all'ottavo minuto, ottima spizzata di Ken di testa. Abbiamo avuto il pareggio di Valotti su occasione da calcio d'angolo, molto ben battuto il corner dai Brianzoli, testa di Valotti che va ad anticipare praticamente mezza retroguardia della Juventus, che lì si è fatta una bella dormita al minuto 24, quindi il Monza pareggia, e il Monza ha creato tante occasioni preoccupanti per la difesa di Perin, quindi sicuramente un Monza che a un certo punto ha insistito, ha calcato la mano, non ha avuto paura. È stata sicuramente una formazione che ha giocato a viso aperto e ci ha fatto male, perché le ripartenze del Monza sono state a tratti pericolosissime. Una Juventus che però dalla panchina fa alzare alcuni campioni, Di Maria da un lato, ma soprattutto Federico Chiesa, che nel finale al minuto 75 trova la rete del 2-1. Ragazzi, e che gol! Da sola vale il prezzo del biglietto. Bella la rete di Ken, per l'amor di Dio, ma la rete come costruzione, intendo, è veramente una bella azione quella che ha fatto la Juventus in occasione dell'1-0 di Ken. Ma ragazzi, la rete personale di Federico Chiesa è un qualcosa di spaziale, una rete alla Alex Del Piero, veramente incredibile. Resiste ad Antov, che lo strattona in tutti i modi possibili e immaginabili. Va, si invola verso l'area avversaria, salta due uomini, calcia al giro sul secondo palo, fa una rete veramente spaziale Federico Chiesa, veramente un super super gol. Una Juventus che quindi strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Affronteremo la Lazio
il 2 febbraio la Lazio che ha battuto il Bologna in una sfida veramente particolare, densa di emozioni, dedicata praticamente a Sinisa Mihajlovic. In questa gara ci sono state comunque delle cose che mi hanno veramente colpito, come ad esempio al nono minuto i cori dell'Allianz Stadium per Gianluca Vialli. Quindi è un momento sia da parte della Lazio e in quel caso anche del Bologna, sia da parte Juventus, un momento molto molto caloroso per quanto riguarda le mancanze che abbiamo ricevuto nella nostra tifoseria. Quindi sicuramente una gara che sarà particolare, un Vialli contro Mihajlovic veramente particolare. Speriamo che loro dall'alto si godranno la partita, quarti di finale che sono comunque una gara complicata, perché la Lazio è veramente un'ottima formazione. E a questo punto ragazzi parliamo della gara, perché hanno giocato i giovani, hanno giocato Miretti, sulle Ealing dal primo minuto. Un grande applauso secondo me da un punto di vista personale per quanto riguarda la loro performance per Sule e per Ealing, che hanno fatto secondo me una gara veramente degna di nota. Sule ha disegnato calcio nel primo tempo, non sto scherzando, perché ha fatto veramente alcune giocate di altissimo livello. Ealing ha fatto penso venire mal di testa al difendente della Monza che lo stava marcando, perché ogni volta che riceveva palla punta l'uomo. Questo ragazzo Ealing è impressionante, punta l'uomo con una cattiveria veramente rara. Quindi una Juventus giovane che è riuscita comunque a farsi valere. Peccato per Miretti, perché Miretti sta secondo me attraversando una fase un pochettino di calo di rendimento, un calo di performance da parte sua. Miretti è un ragazzo interessantissimo, una mezzala offensiva veramente con ottime skill, ottima tecnica, grande personalità, ma sta attraversando secondo me un momento un po' complicato, non è nel suo miglior momento di forma. Miretti lo si vede in campo, perché fra i giovani sembra paradossalmente quello meno pronto, seppur lui dovrebbe essere in teoria quello più pronto. Quindi una Juventus che ha cercato di sfondare con l'anima giovane, bene Fagioli che nel primo tempo specialmente ha fatto secondo me una buonissima gara, male Paredes. Paredes ancora una volta male, lento, impacciato a centrocampo, lì dove dovrebbe essere il faro, dovrebbe essere praticamente il punto di raccolta del gioco della Juventus, il punto di riferimento del centrocampo, specialmente se ai fianchi abbiamo Miretti e Fagioli che sono rispetto a lui giocatori con grandissima esperienza in meno. Paredes continua secondo me a deludere, continua a essere un giocatore un po' troppo lento, un po' troppo lezioso in alcune giocate, ancora un corpo estraneo in questa Juventus. Lui che doveva essere il punto di riferimento, doveva essere l'uomo in più al centrocampo, l'uomo che doveva andare praticamente a cambiare la regia della Juventus a centrocampo. Quindi grave, grave mancanze da parte sua. Speriamo che stasera nella gara contro l'Atalanta, se dovesse appunto giocare dal primo minuto, speriamo in un Paredes molto più sveglio, molto più veloce, molto più cattivo, perché la sensazione è che sembra veramente un corpo estraneo, sembra un giocatore in questo momento Paredes che ha la testa un po' altrove. Quindi forse gli è un po' pesato il fatto che probabilmente a fine anno avrà intuito che la Juventus non vorrà più fare affidamento su di lui, magari lo rispedirà alla Paris Saint-Germain. Quindi speriamo veramente che possa ritornare Paredes, adesso il giocatore che abbiamo ammirato tante volte anche qui in Italia. Bene secondo me McKennie, che ha fatto secondo me una gara diversa, in una posizione consueta per quanto riguarda Massimiliano Allegri, nel senso lui ha giocato esterno di centrocampo a destra, non è per nulla secondo me la sua posizione ideale, ma questa volta è riuscito comunque ad affrontare quel ruolo, quella posizione, quei compiti in maniera secondo me ottimale. Ha fatto una buonissima gara, ottimo l'assist per Ken, ha fatto una gara comunque di contenimento, dare una mano dietro a Gatti che spesso è stato lasciato uno contro uno comunque quando il Monza partiva in contropiede, e quindi ha fatto secondo me una gara buona McKennie, ed è una novità perché in quella posizione sicuramente è un qualcosa di raro, raramente abbiamo visto McKennie fare bene in quella posizione, quindi quando fa bene lo dobbiamo sottolineare. Bene secondo me anche Ken, che ha fatto una gara molto buona in coppia con
Sule ha fatto veramente una buonissima gara, ha disegnato, come ho detto prima, calcio nel primo tempo. Ken è stato molto concreto, molto cattivo, e ancora una volta, ragazzi, ha fatto gol. Questo ragazzo, quando parte titolare, segna quasi sempre, quindi abbiamo un giocatore goleador. Vedremo se stasera Ken giocherà dal primo minuto. Io metterei Ken dal primo minuto stasera contro l'Atalanta, perché sicuramente Ken sta dimostrando di essere in un buonissimo momento di forma. Per quanto riguarda la difesa, ancora un po' impacciato Gatti, che secondo me stenta a decollare, stenta a diventare il difensore che tutti noi pensiamo che possa diventare. Un giocatore che sì, comunque viene dalla Serie B, queste gare sono praticamente qualcosa di speciale per lui, chiaramente, perché è all'esordio chiaramente in una squadra di Serie A, tantomeno una squadra così importante come la Juventus. Però devi imparare, secondo me, a essere un po' più eleganti, a non cercare sempre di buttare la palla in tribuna, oppure anche in fase di disimpegno deve essere un po' più padrone del proprio corpo, della propria gestione della palla, perché tante volte sembra veramente impacciato come può essere appunto un Chiellini vecchio stampo. Quindi lui ha, secondo me, le caratteristiche per diventare un buonissimo difensore, nulla di straordinario, perché per me non è un giocatore straordinario, però sicuramente in questa Juventus ci può stare, un giocatore che può crescere ancora tanto. Gli serve l'esperienza, però deve anche sgrezzarsi un pochettino di più. Benissimo Danilo, che ancora una volta ha giocato titolare, quasi immancabile ormai nelle formazioni titolari, una Juventus che non può fare a meno di Danilo per quanto riguarda la fase difensiva. Ottimi sui anticipi, la leadership che sta dimostrando in questo periodo è veramente importante, degna di nota, quindi molto 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 bene. E poi abbiamo Rugani che quest'anno ogni volta che viene chiamato in causa comunque fa bene, comunque fa una gara di livello. Oggi nulla da segnalare per quanto riguarda le sue parti, è stato sicuramente un giocatore che ha fatto il suo. Quindi troppo spesso secondo me viene criticato questo ragazzo, ma sono poche le partite dove lui fallisce miseramente. Quindi un Rugani che sicuramente non è un giocatore da Juventus, non è un giocatore che può stare titolare o anche come riserva alla Juve, però stiamo parlando secondo me di un giocatore che comunque quando viene chiamato in causa il suo lo fa sempre. Dietro a loro c'era Perin fra i pali, che si conferma comunque essere un portiere di assoluto livello, quindi una Juventus che poi alla fine è riuscita comunque a battere il Monza con fatica, però è proprio quello il problema, con fatica. Infatti una Juventus ancora troppo remissiva, una Juventus ancora troppo relegata alla fase difensiva, una Juventus ancora troppo sofferente, poche le ripartenze degne di nota, poche le giocate efficaci nel secondo tempo. Ripeto, una Juventus che almeno in queste gare io vorrei vedere un po' più offensiva. Vediamo se con adesso la penalizzazione che è arrivata alla Juventus, e ne parleremo nel prossimo video, se qualcosa si sbloccherà a livello mentale. Una Juventus che a questo punto non si può più accontentare, deve andare a mille all'ora adesso, bisogna vincere le gare, perché anche un pareggio diventa appunto un fallimento, vista comunque la situazione di classifica. Quindi è necessario, assolutamente necessario, che la Juventus riesca a incidere maggiormente in fase offensiva. Bisogna essere più cattivi, più padroni del proprio destino. Una Juve che secondo me è, ripeto, ancora troppo relegata ad una mentalità difensiva. Io mi aspetterei, almeno in queste gare, che la Juventus sia col baricentro un po' più alto, che sia un po' più cattiva, che sia un po' più aggressiva nel recupero della palla, e non si può sempre affidare alla giocata individuale, perché Chiesa si è inventato il gol fantastico, il gol della serata sicuramente, però non sempre arriva il Chiesa di turno a svoltarti la gara. Abbiamo visto anche contro il Napoli, il gol lo riesci comunque a fare, però se comunque una Juventus che riparte così poche volte e si lascia comunque, si consegna agli avversari, poi può anche arrivarti il Napoli di turno che riesce a superare la tua linea difensiva e riesce a farti tanti gol. Quindi una Juve che deve cambiare secondo me metodologia, deve cambiare secondo me stile di gioco. Vedremo se con la penalizzazione, ne parleremo, la Juventus sarà un minimo più offensiva.
Una cosa che sicuramente Allegri deve provare a fare, almeno in queste gare deve provare comunque a sperimentare, perché comunque il suo stile lo conosciamo, quello è, però bisogna comunque essere un minimo più offensivi. Ragazzi, questa era la mia analisi di Juventus Monza, una Juventus che comunque a fatica ancora una volta con una vittoria molto allegriana. Riesce a battere il Monza 2-1, strappa il pass per i quarti di finale. La Lazio sarà il nostro avversario il 2 febbraio. Tocca a voi adesso nei commenti, mettere like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto. Ciao a tutti da Domenico Versa. Ciao a tutti, raga.